Mi metto la sveglietta, così 20 minuti, non di più, e quando suona mi interrompo. Ma innanzitutto grazie, soprattutto in questa terra, io dedico un minuto di silenzio a tutti quegli imprenditori che si sono suicidati, soprattutto da queste parti, strangolati da uno Stato, da un'economia e da una moneta assolutamente criminale, che sono la risposta più chiara al perché ci si deve salvare. Vi ringrazio. Ringrazio e anche per dovere nei loro confronti, che dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo guardare avanti e sono contento che ci sia il Veneto e che ci siano i veneti. Non mi interessano le polemiche sui numeri, sulla regolarità, sull'ufficialità, su quello che volete voi. Viva il Veneto e viva i veneti, che hanno dato un segnale stupendo sia a Roma che a Bruxelles della voglia di libertà. Noi non siamo gelosi e quindi da qualunque parte arrivi questa voglia di libertà e di indipendenza è la benvenuta. Io spero che tutti siano egualmente aperti mentalmente. La guerra che ci è dichiarata, soprattutto da un'Europa criminale, non ci permette divisione, quindi non mi interessa chi promuove cosa. Ogni iniziativa che profuma di autonomia, di federalismo, di indipendenza e di libertà è la benvenuta. Quindi non ci devono essere gelosie in questo campo, ma solo una battaglia comune. Consapevoli del fatto che l'indipendenza senza il controllo della moneta non va lontana. E poi dopo di me ci saranno due professori universitari che entreranno nel merito economico delle 1001 domande che l'euroterrorismo dei teleimbonitori, come racconta Alberto Bagnai nel libro che vi consiglio di prendere all'uscita, magari regalandolo a un vicino dubbioso, perché ci hanno fatto una testa tanta che fuori dall'euro c'è il nulla, fuori dall'euro saltano i mutui, le pensioni, il lavoro, l'agricoltura, gli animali non mangiano più, pioverà sempre, fuori dall'euro saremo tutti tristi, tutti malati. E poi gli chiedi un numero a sostegno delle loro tesi, non c'è. Io domani mattina vado a vedere la partita di pallone di mio figlio alle 10:30 e poi alle 2 vado per un'oretta a Canale 5 da Barbara D'Urso. Ci vado perché mi hanno garantito che si parlerà anche di Europa e di euro. E ci saranno una deputata del PD e uno di Forza Italia. Io so già che mi verrà la milza e il fegato, perché io proverò a dare dei numeri, non a dare i numeri, ma a dare dei numeri, come Alberto e Claudio faranno dopo di me. Se uno per 12 anni ha mal di testa, per 12 anni prende la stessa pastiglia e dopo 12 anni il mal di testa non solo non gli è passato, ma è peggiorato, solo un cretino va avanti con la stessa pastiglia. Magari cambia prodotto, magari cambia medico, magari cambia casa farmaceutica. Invece c'è qualcuno che ci dice: no, guarda, quella è la pastiglia giusta, perché fra 30 anni ti passerà il mal di testa. Tu fra 30 anni sarai morto e quello ci avrà fatto i soldi, perché quello produceva la pastiglia farlocca. Abbiamo voglia di rischiare, di provare a cambiare pastiglia? Io direi di sì. Io direi che dobbiamo provare a riprenderci il lavoro e il futuro. I temi economici li lascerò a loro. Io vorrei spendere i miei minuti su qualcosa che va oltre l'economia e che è un tema culturale, identitario e di valori. Valori è una parola che magari va poco di moda, però dietro una moneta unica c'è il rischio che ci vogliano imporre un pensiero unico e l'uomo numero, l'uomo consumatore, l'uomo che nasce, che cresce, che produce, che consuma e che crepa, senza il tempo e la voglia di pensare.
George Orwell diceva che in un momento di follia dire la verità è un atto rivoluzionario. Questa è una sala piena di rivoluzionari, perché sarebbe più comodo chinare il capo, non farsi tanti problemi, però se siamo qua non siamo qua perché abbiamo voglia di chinare il capo. Io sono terrorizzato e preoccupato da quello che è unico, da quello che cancella le diversità. Quanto sono belle le diversità. Io ho fatto la tessera della Lega 24 anni fa perché adoro le diversità, le lingue, i profumi, i sapori, le bellezze che ci sono in Italia e nelle Italie, da nord a sud, e che vogliono cancellare. Ci vogliono tutti uguali, con la stessa moneta, con la stessa povertà, e se sei povero non hai tempo per pensare e per arrabbiarti, e quindi anche i valori valgono di meno, la famiglia vale di meno. Mercoledì era la festa del papà, e già dire papà rischia fra un po' di essere un atto rivoluzionario, perché c'è il genitore 2, e l'11 maggio sarà la festa della mamma, che è il genitore 1, e i nonni sono progenitori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perché la tradizione è una cosa vecchia, perché la tradizione ha radici nella terra. E quindi una moneta inventata e astratta porta a una società che cammina 2 metri sopra la terra, che disconosce quello che è. Invece, buon Dio, alle elezioni europee si voterà per un progetto economico, ma anche per un progetto di cultura e di società. La mamma è la mamma, il papà è il papà, e i bimbi nascono dalla mamma e dal papà. E i bimbi vengono adottati da una mamma e da un papà, non da 2 mamme e non da 2 papà. Perché da 2 mamme o da 2 papà non nasce la vita. Altro conto è riconoscere dei diritti a chi fa altre scelte, a chi ha altri modi di vivere. Non entro, per carità di Dio, sono ultra liberale da questo punto di vista, però se cancelliamo le basi di una società ci rimane il nulla, ci rimangono i consumatori, l'Europa dei consumatori. Io quando vado ai dibattiti televisivi mi dicono che non si può ridiscutere l'Europa perché è una grande opportunità e un grande mercato. Ma questi pensano di farci vivere in un centro commerciale, come se la nostra massima libertà sia di camminare in un enorme centro commerciale da loro confezionato e scegliere questo o quel prodotto, questo paio di scarpe, questo televisore, questo telefonino, questa camicia. L'importante è che non siano prodotti a Padova. L'importante è che voi possiate scegliere lo yogurt, l'arancia, la minestra, la birra, la macchina. L'importante è che non siano prodotti a Padova, perché arrivano dalla Cina, arrivano dalla Turchia, arrivano dalla Germania. Poi Claudio vi dirà dei numeri, non li svelo, che anch'io non conoscevo, che in 30 secondi smontano tutte le euro cazzate e raccontano come il Veneto, con una moneta vicina alla sua economia, tornerebbe a correre, a correre, a correre, e vedremo noi i prodotti veneti in Germania e non il contrario. E io non condanno la Merkel, perché la Merkel fa i suoi interessi, condanno i politici italiani servi degli interessi della Merkel, che è un'altra roba, perché gli svizzeri fanno gli interessi degli svizzeri, i tedeschi fanno gli interessi dei tedeschi, i cinesi fanno gli interessi dei cinesi, i politici italiani fanno gli interessi dei tedeschi e dei cinesi. E quindi il problema non sono i politici tedeschi, ma sono i politici italiani, evidentemente. Il libro Basta Euro è stato scaricato, sono 32 pagine, in più di 300.000 copie, non so a quanti siamo arrivati, 320.000, 330.000, quindi richiesta numero uno che vi faccio da segretario di quel movimento folle ma straordinario che è la Lega Nord: in questi 60 giorni che mancano al voto, fate ragionare, fate parlare, fate discutere, fate capire. Non pretendiamo di avere la verità in tasca, ma pretendiamo di avere argomenti sicuramente più validi rispetto a quelli degli altri. Se ciascuno di voi, uscendo da questa sala, prende 20 copie di quel libricino e lo dà in mano non a 20 persone già convinte, ma a 20 vicini di casa, colleghi, compagni dell'università, dubbiosi, e poi gli dite: fra una settimana ci ritroviamo e dimmi se c'è qualcosa che non va in quel libricino, dimmi se c'è qualcosa che non ti ha convinto. E quei 20 li portate a casa, perché il 25 maggio non ci sono solo elezioni amministrative. A proposito, visto che ci sono dei candidati sindaci, in bocca al lupo a Massimo Bitonci e a tutti coloro che proveranno a vincere nelle loro città. Col fatto che
fare il candidato sindaco in questa condizione economica è una roba da matti, quindi non so se avete capito che cosa vi toccherebbe, però è la cosa più bella del mondo da fare. Se uno mi chiedesse cosa vorresti fare tu domani mattina con l'ultimo desiderio politico da esaurire, il sindaco della mia città, perché è casa mia, sono i miei quartieri, sono le mie piazze, sono i miei giardinetti e la mia gente, quindi è bello combattere in regione, a Roma, a Bruxelles, però la cosa più bella del mondo, più difficile del mondo, più complicata del mondo, meno pagata del mondo, ma più bella, è fare il sindaco, perché la Lega nasce dalla terra e tutti noi ci teniamo di più a casa nostra che a qualunque cosa del mondo. Il bello della Lega è questo, che siamo... io ho smesso di essere milanese quando sono stato eletto segretario federale, sono, a seconda dei casi, cuneese, bolognese, romagnolo, friulano, oggi padovano, perché io sono sempre a casa mia, in mezzo ai leghisti, però in bocca al lupo ai sindaci che dovranno incarnare e radicare sul territorio il meglio delle nostre battaglie, e Padova è una città così bella che non merita sindaci così imbarazzanti, incapaci, inetti e complici del nemico. Io quando ieri sono andato in un comune a guida leghista, in piccolo comune in provincia di Pavia, San Genesio e Uniti, alzi di voi la mano chi sa che esista sulla terra San Genesio e Uniti, uno va ricoverato perché non lo sapevo neanche io. Ebbene, lì c'è la fila, io ho incontrato il nostro sindaco, un quarantenne, perché sono andato a San Genesio? Perché sono arrivati una dozzina di clandestini che il prefetto ha messo in un 3 stelle lusso con piscina, sauna e idromassaggio. E il sindaco era arrabbiato, giustamente, come un bufalo, perché fa: io ogni giorno c'ho in ufficio gente che non c'ha la casa popolare, che non c'ha i soldi per pagare il mutuo, per pagare l'affitto, gente licenziata, gente esodata, pensionati alla fame, e questi sbarcano 48 ore fa a Lampedusa, tac, nell'arco di... Poi nessuno dica che lo Stato italiano è inefficiente, perché in 72 ore per chi sbarca ha trovato il 3 stelle lusso con bagno, sauna e idromassaggio. Fa parte di un sistema, quindi occhio, perché vi arrivano anche a Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo. Però questo fa parte di un disegno, secondo me, dell'Europa dell'uomo senza radici. Quante volte vi hanno detto che gli italiani non fanno figli e quindi fortuna che ci sono gli immigrati? Quante volte mi hanno detto che i veneti non hanno voglia di lavorare, per fortuna che ci sono gli stranieri che fanno quei lavori che i veneti non hanno più voglia di fare? E fa parte della distruzione della società, e l'euro è lo strumento che tira le fila per distruggere questa società. Una società tu la distruggi togliendogli certezza, togliendogli dignità, togliendogli speranza. Ecco, il furto più grave che ha fatto l'euro, oltre a quello di far strage di imprese, di partita IVA, di artigiani, di agricoltori, perché ci hanno raccontato per anni che piccolo è brutto, è bello solo grande, basta questa qualità. Badiamo alla quantità, poi però spesso e volentieri sotto la quantità non c'è la qualità, e quindi col piccolo tu hai un rapporto uno a uno: se qualcosa va bene gli dai una pacca sulla spalla, se qualcosa va male vai a trovarlo. Col grande da chi vai? O è così o è così. Non ti va bene? Non vuoi rinunciare a 200 euro di stipendio a Treviso? E io apro in Polonia. Non ti va bene come lavori a Monza? E io apro in Repubblica Ceca. Questa è l'Europa dell'euro, grandi vantaggi per gli altri, grandi vantaggi per chi ha nel mercato l'unico suo Dio. E quindi io non mi rassegno a questo grande, bello, piccolo e brutto. Forse che in 12 anni in Veneto si sia disimparata la voglia di lavorare, quella che era la locomotiva del nord-est, che esplodeva, che lavorava, che macchinava, che esportava ovunque, in 12 anni ha perso la voglia di lavorare. Ha perso la voglia di far fatica, ha perso l'inventiva, ha perso lo spirito di sacrificio. No, semplicemente ci hanno messo a correre i 100 metri con gli scarponi di sci. È difficile correre velocemente i 100 metri se quello di fianco ha le scarpe da tennis e tu hai gli scarponi da sci. Può essere un genio, puoi lavorare 23 ore al giorno, puoi aver messo da parte tutti i risparmi del mondo, e però è difficile competere se hai una moneta che per noi è uno scarpone da sci. E Claudio e il professor Bagnai documenteranno perché noi non stiamo, facciamo un passaggio oltre, vi chiedo di fare questo: noi in questi 60 giorni non saremo contro l'euro, noi in questi 60 giorni che mancano le elezioni siamo così onesti intellettualmente da riconoscere che l'euro è morto, che l'euro è finito, non c'è da fare una battaglia contro l'euro è di là,
È evidente a chiunque sia in buona fede che è un esperimento nato male e finito peggio. Noi stiamo provando a offrire la via d'uscita, l'uscita di sicurezza, perché quando in un cinema c'è puzza di fumo, uno sveglio apre un attimo l'occhio e cerca l'uscita di sicurezza. Certo, magari il TG1 ti dice no, guarda che non è puzza di fumo, è profumo di margherite. Ma a me sembra puzza. No, no, stai seduto tranquillamente in ottava fila, è profumo di margherite, te lo dico io. Se uno gli crede, sta lì e finisce male. Se uno sa distinguere la puzza di fumo dal profumo di margherite, si alza e riprende lavoro. Il furto dell'euro è il furto di speranza. La cosa più devastante, all'idea dei dati economici, dei sacrifici, l'austerity, è il taglio della spesa pubblica, il taglio dei commissariati, il taglio delle pensioni, gli esodati, cose mai viste in 40 anni, in 50 anni di storia, è il furto di speranza. La cosa per cui io combatto sono quei ventenni, trentenni o cinquantenni che ho incontrato anche oggi, che hanno perso il bene più prezioso, che non è il portafoglio, ma è la speranza. Quando perdi speranza, è finita. La Lega ha il compito storico enorme, perché siamo soli contro tutti, sostanzialmente, di ricostruire speranza e fiducia. Più che per noi, per i nostri figli. Non è roba da poco. È per questo che io ho chiesto, nel prossimo fine settimana torneremo in piazza con i gazebo per ricordare che l'indipendenza va conquistata giorno per giorno, ma per raccogliere firme anche su alcuni referendum, e quindi sono convinto che a Padova, Vicenza, Treviso ci siano decine e centinaia di referendum per riprenderci speranza, per cancellare la riforma Fornero sulle pensioni che è un'invigliaccata di dimensioni storiche, B, per cancellare, a proposito di sprechi, l'ente inutile e anacronistico per antonomasia che è la prefettura, che non serve a niente e a nessuno, C, per regolamentare e tassare la prostituzione, visto che siamo a caccia di quattrini, lì di quattrini ce ne sono parecchi, la togliamo dalle strade. Quindi sabato e domenica prossimi sapete cosa avete da fare. Poi domenica 4 maggio ci vediamo in tanti, anzi tutti, a Pontida. Quest'anno sul palco ho chiesto, però non ci saranno i parlamentari, i segretari. Quest'anno quando interverrà il segretario sul palco io ho chiesto che ci siano, per guardare avanti insieme a noi, 100, 150, 200 bambini. Ma non per fare le canzoncine come fanno a Matteo Renzi e battere le mani, che è una tristezza, anzi se un bambino comincerà a cantare, boom, Giafone giù dal palco. Però per dare l'idea del fatto che la nostra è una battaglia, il rischio è che ci mettano sulla schiena l'etichetta di qualcuno che guarda indietro. Vogliono tornare indietro, vogliono tornare alla Serenissima Repubblica, vogliono tornare alla lira, vogliono i ponti levatoi, vogliono mettere i dazi sui prodotti che arrivano dall'estero. Questo è il futuro, difendere i nostri prodotti, difendere le nostre lingue, dare speranza ai nostri figli non è passato. Il vero passato si chiama Renzi. I complici dell'euro sono quelli che ci vogliono riportare alla guerra. Ci hanno detto che l'Europa voleva evitare le guerre. Voi provate a fare passeggiare la Merkel per le strade di Atene senza i carri armati a difesa. L'euro sta facendo tornare l'odio, la guerra, l'astio. È la Grecia che litiga con la Germania, l'Italia che litiga con la Francia, la Spagna che litiga con l'Olanda. Una moneta criminale sta facendo tornare i popoli europei ad aver voglia di ammazzarsi. Quindi l'unico modo per salvare la pace è guardare avanti, difendendo le identità e i popoli, e dare all'economia il suo valore. Non l'economia della finanza, delle multinazionali, delle grandi aziende, dello spread, del 3%. Io ogni tanto l'ho chiesto, ma questi numeri secondo me si sono trovati all'autogrill di Padova e hanno detto, allora che numeri scegliamo? 3, 2,8 e 2,9, perché sono numeri privi di qualsiasi riferimento alla vita reale, alla vita contadina, alla vita dell'artigiano, alla vita della partita IVA, alla vita del lavoratore dipendente. Quindi riprendiamoci i nostri numeri. Il Veneto deve essere libero di fare Veneto. Noi vogliamo solo tornare a lavorare. Magari in alcune zone del paese
tornare a lavorare potrebbe suonar male. Noi vogliamo solo tornare a lavorare ed è un sentimento che spira da nord a sud. Noi faremo 4 tappe di questo Basta Euro per spiegare. Da nord faremo 4 tappe alla Lamezia Terme, a Taranto, a Napoli, a Cagliari, perché ci sono tante energie positive anche da quelle parti. Perché Roma e Bruxelles massacrano la voglia di lavorare da nord a sud, dalle Alpi a Lampedusa. Qua è suonata la sveglia, faccio come faccio di solito la mattina, metto posticipa 5 minuti, quindi mi prendo gli ultimi 5 minuti. Intanto rispondo alla domanda che mi ha fatto un giornalista entrando: non avete paura che qualcuno vi copi? Perché adesso c'è Grillo che ha parlato di indipendenza, di macroregioni, di... non ho paura di essere copiato, anzi, se c'è gente che dice che le idee per cui la Lega combatte da 10, 15, 20 anni sono idee buone, benvenuto. Non sono geloso, il tram e il treno della libertà è aperto, a vagoni assolutamente aperti a tutti, gli altri sono ottusi e qualunque cosa dica la Lega, anche la più sensata, non va bene. Noi dobbiamo dimostrarci più aperti e più intelligenti. Se gli altri dicono qualcosa di intelligente, sono i benvenuti. Il problema è passare dalle parole ai fatti. Grillo parla di indipendenza? Votami il referendum per l'indipendenza del Veneto. Grillo dice che l'Europa così com'è non va? Poi però non dice usciamo dall'euro. Facile. Troppo facile. 25 maggio è un referendum. Di qua o di là? Si va avanti così come si va avanti in questi 12 anni, contro il muro, oppure si prova a sterzare perché non voglio spiaccicarmi contro il muro. Chi c'è di là? Quasi tutti. Anche tanta gente che vota in buona fede, o Forza Italia, o il PD, o l'NCD, uno che vota in buona fede, Monti no, Cancello no, che vota in buona fede gli altri. Però alle elezioni europee, io ho visto Berlusconi domenica scorsa, parlando anche di Padova, però gli ho detto, ma perché non arrivi fino in fondo sull'euro? Perché è un casino. E infatti il coordinatore di Forza Italia, Toti, ha detto, Forza Italia non sarà mai contro l'euro. Male, molto male. Perché essere in difesa dell'euro significa essere complici di un genocidio economico e culturale che sta nei numeri. Quindi chi è a favore dell'euro, almeno il 25 maggio, è nemico del Veneto, serenamente, punto. Poi potremo fare accordi a livello locale, a livello regionale, però il cappio che abbiamo intorno al collo, chiunque aiuti la signora Merkel, il signor Schulz a stringermi il cappio intorno al collo è un complice e pagherà di fronte alla storia questa sua complicità. Siamo soli? Siamo soli. A volte la storia insegna che Davide vince contro Golia. Succede raramente, succede molto raramente, però una volta ogni tot vince Davide contro Golia. Vi chiedo di essere compatti e uniti. E chiudo con questo. È una battaglia difficile, impegnativa. Noi nei prossimi 60 giorni, sono pochissimi, 60 giorni passano in mezz'ora. Ognuno di voi nei prossimi 60 giorni si deve sentire uomo di una comunità in battaglia, con l'elmetto, lo scudo. Però quando hai l'elmetto e lo scudo e sei attaccato da destra e da sinistra, dai giornali, dai magistrati, dalla televisione e dalla stragrande maggioranza degli altri partiti, non devi perdere tempo a guardarti le spalle. È non inutile, ma dannoso e demenziale questionare, begare, litigare. Non c'è tempo per questo. Il nemico è di fronte, non è di fianco e non è di dietro. Ok? Su questo prendo l'impegno di ciascuno di voi. Su questo pretendo l'impegno di ciascuno di voi. Ogni energia deve essere positiva. Ringrazio Flavio Tosi per essere qua. L'impegno deve essere di ciascuno di voi, perché ci possiamo prendere delle belle soddisfazioni. Ora io passo al microfono, e il fatto che ci sia Flavio al Basta Euro Tour è la migliore risposta anche a quei giornalisti che vogliono solo, parlano di Lega solo se c'è da polemizzare o da dividere. Ci possono essere
Ci possono essere idee e sensibilità diverse, per carità di Dio, figurarsi. Io nel 97, quando ci furono le elezioni del Parlamento padano, alcuni di voi c'erano, ero, perché Bossi la sera prima, per chi c'era e per chi non c'era, era un'idea che adesso si dimostra geniale, perché la Padania e il Veneto sono realtà che possono, in Lega c'è gente che arriva da destra, da sinistra, cattolici, atei, buddisti, milanisti, interisti, di tutto e di più. E però mancava il capolista di una lista un po' impegnativa, che erano i comunisti padani. Alla fine il fortunato fu il sottoscritto, che Bossi allora disse: tu fai il capolista dei comunisti padani. Va bene, per la Lega ho fatto di tutto, faccio anche il comunista padano, ci mancherebbe altro, perché tu al liceo hai la barba e c'hai l'orecchino. Va bene, allora. Perché io ritenevo e ritengo che alcuni valori, con mille virgolette, della cosiddetta sinistra, la difesa dell'ambiente, la difesa degli operai, la difesa del territorio, del suolo, la difesa delle identità locali, alcuni valori di cosiddetta sinistra siano difesi dalla Lega e non dalla sinistra, che oggi difende gli interessi delle banche, delle multinazionali e di altro. Però ci sono sensibilità diverse, è chiaro. Ognuno può avere idee diverse. So che Flavio, anche sulla stessa battaglia sull'euro, ha posizioni non sempre coincidenti con le mie, che però questa Europa sia una fogna, sia una truffa, sia una bufala, sia una sola, come dicono a Roma, e occorra ridisegnarla, ricostruirla, reinventarla, riprogrammarla per ridarci speranza. Su questo non c'è dubbio alcuno. Poi ripeto, quando esci da un locale buio e torni a vedere la luce dopo tanti anni, c'è un momento in cui magari rimani così. Non penso che neanche gli economisti abbiano la ricetta scientificamente provata su cosa succede il giorno dopo, però l'importante è essere compatti sull'uscire da quello tale buio che puzza, perché c'è puzza di fumo, perché ci sta crollando il tetto sulla testa, perché se i telegiornali ci dicono no, stai lì, stai tranquillo, è perché sono pagati per farlo. E quindi, siccome non siamo nati servi di nessuno, usciamo da quel locale, ci usciamo tutti insieme, e io torno a Padova per la campagna elettorale, per liberare una bellissima città. Vi chiedo però, da qui ai prossimi 60 giorni, di non conoscere giorno e notte, di avvisare vostra moglie o vostro marito che ci sarete ancor meno di prima, e in questi 60 giorni c'è il referendum della vita, o vivi o morti, o dentro o fuori, o senza speranza o con la speranza. Quindi ogni volantino, ogni adesivo, ogni opuscolo, ogni libricino è uno strumento di libertà. I numeri dicono che siamo in crescita. Io voglio crescere tanto, non sopravvivere. Non sono in Lega per sopravvivere o per tirare a campare, sono in Lega per vincere, per sognare e per sperare. Grazie, viva la Lega, viva il Veneto, e grazie per quello che ciascuno di voi riuscirà a fare. Volevo farti due domande. La prima è questa: proprio in questi giorni casca a fagiolo l'appuntamento qui di Padova, perché arriva al termine, tu stai facendo il Basta Euro Tour, Renzi ha fatto il suo Euro Tour, no? Da Hollande alla Merkel a Barroso, insomma le sue promesse di riforme, lui assicura, miglioreranno anche il rapporto con l'Europa. È una domanda retorica, ti ha convinto, ti convince, e se no perché? Mi ha convinto. È un bravissimo primo ministro e quasi quasi lo voto, perché no, volevo vedere se la platea era sufficientemente sveglia. Io quando sono andato a incontrare Renzi gli ho chiesto tre cose, sapete, per quel rito delle consultazioni dove già hanno deciso tutto, però tu devi andare a far finta di chiedergli delle cose, lui deve far finta di risponderti interessato a quello che gli stai chiedendo. Tre cose gli ho chiesto: sull'euro come la vedi? In maniera opposta alla tua. Bene, sono sereno. Ok. Sull'immigrazione. Noi è un anno che abbiamo sostenuto che la Kyenge fosse un ministro inutile e quello dell'integrazione fosse un ministero inutile. Silenzio. Poi non c'è più la Kyenge, quindi avevamo ragione noi. Quindi su questo ci siamo presi una bella soddisfazione e abbiamo
una esodata in più, però per lei non mi dispiaccio proprio per niente. 3, federalismo enti locali. Mi fa: io voglio cambiare la Costituzione. Bene, però c'è modo e modo di cambiare la Costituzione. Io voglio cambiare la Costituzione riportando allo Stato alcune competenze che le regioni non sono in grado di gestire. L'energia, il turismo, il lavoro. Dico, come le regioni non sono in grado di gestire? Eh sì, perché la Basilicata e il Molise, UKP, però il problema italiano è di una certa sinistra, di una certa, non di tutta, ma di una certa sinistra, è la gara al ribasso. Se c'è uno che sta bene e uno che sta poco bene, il mio obiettivo è far star male quello che sta bene, così stanno male tutti e due, mentre invece il mio obiettivo sarebbe curare. Se c'è il ricco e che c'è il povero, per qualche tarato l'obiettivo è impoverire il ricco, così sono tutti e due poveri incazzati e magari mi votano dopo. Vi ricordate la tassa sulle barche? Che bello, facciamo pagare quelli che hanno la barca, così mi tolgo una bella soddisfazione. Risultato: i ricchi con le barche in Sardegna l'hanno portata in Corsica, i ricchi con le barche in Liguria l'hanno portata in Costa Azzurra, i ricchi con la barca in Veneto l'hanno portata in Croazia. Chi ci hanno rimesso? I ricchi? No, gli operai dei porti e delle marine. Ecco, quindi è il genio di una certa sinistra che livella al ribasso. E quindi Renzi che va dalla Merkel col cappello in mano. Un giornalista mi ha detto: ci è rimasto molto male che tu abbia detto che è andato a Berlino col cappello in mano. Quindi ogni giorno dico: Renzi è andato a Berlino col cappello in mano ed è tornato senza cappello, perché cosa c'è nel cappello? Ha detto: rispetterò i vincoli, l'euro non si tocca, rispetterò il tetto di deficit e applicheremo il fiscal compact. Mancava che si mettesse la maglia numero 9 della nazionale tedesca e si mettesse a giocare a pallone e aveva... Io poi non ho pregiudizi, se lui mi mette 80 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti, evviva, l'importante è che non me li fotta con l'altra mano, perché se mi metti 80 euro in busta paga, mi aumenti la tassa sulla casa e tassi le rendite. Uno dice qua, sempre la sinistra di prima, che bello, tassiamo le rendite, sti speculatori vigliacchi. Tassare le rendite al 26% significa andare in casa di quell'artigiano che ha risparmiato per una vita non andando in vacanze, ha lasciato in banca 70-80 mila euro, boom, perché i soldi li vanno a prendere dove sono rimasti, non li vanno a prendere dove ci sono sprechi. E non, perché non applicano i costi standard della sanità del Veneto a tutta Italia? Perché perdono voti. Quindi sono soddisfatto del viaggio tedesco di Renzi? Minga trop. Faccio un'altra domanda velocissima, visto che hai parlato dei comunisti padani. Se ci puoi dire due parole, anche per, esatto, non ci sono più, anche per spiegare questa alleanza con il Fronte Nazionale della Le Pen, no? Che qualche dubbio l'ha suscitato anche nella militanza, cioè ci si chiede come un partito federalista come la Lega può coniugare questa alleanza in chiave europea con un partito invece nazionalista, qual è quello della Le Pen. Grazie per la domanda, vedo di rispondere in 30 secondi, ma c'è il nemico pubblico numero uno che si chiama euro, dal nostro punto di vista è Unione Europea, i vincoli di Bruxelles, le follie di Bruxelles sul formaggio, sulla pesca, sull'artigianato, sull'agricoltura, tutti i vincoli, l'ha scritto anche Mario Giordano, tutti i numeri, le cose più sceme, l'Unione Europea, sceme dal nostro punto di vista, scientificamente studiate dal punto di vista loro per annullare la nostra produzione, le hanno ideate, quindi quello è il nemico pubblico numero uno. Io sono indipendentista, io voglio l'indipendenza della Padania, del Veneto, del mio condominio, l'indipendenza... I confini dell'indipendenza sono decisi dai popoli, quindi non mi permetto di disegnare confini. De André parlava di federalismo a livello condominiale. Io sono della scala A, già quelli della scala B mi stanno un po' sulle palle. E quindi non pongo limiti all'indipendenza. Sono un'altra cosa rispetto a Marine Le Pen, ce lo siamo detti a tavola, c'era anche Lorenzo Fontana e la Mara lo sa perché ci lavoriamo tutti i giorni, però no all'immigrazione incontrollata, no all'estremismo islamico. E recupero della sovranità monetaria per allontanarci da una gabbia di matti, sono un terreno comune. Poi, rispettosamente, lei in Francia farà la francese, quindi nazionalista, statalista, iperidentitaria,
e noi a casa nostra facciamo come fa la Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Quindi i patti sono chiari, lei non perde niente, noi non perdiamo niente. E chiudo, la simpatia mi derivava dal fatto che lei era dipinta come il peggio del peggio del peggio, un po' come siamo noi, perché quando ci siamo trovati io mi trovavo con una brutta razzista, egoista, sporca, cattiva, ignorante, e lei si trovava con uno brutto, sporco, razzista, cattivo, egoista, ignorante, perché così la stampa ci ha dipinto. Il 26 maggio potrebbe esserci la realizzazione per noi di un sogno e per Bruxelles di un incubo, e quindi io faccio questo tratto di strada con chiunque mi aiuti a smontare questa gabbia criminale che ci hanno costruito intorno per impedire al Veneto di essere Veneto, alla Lombardia di essere Lombardia e alla Puglia di essere Puglia. Quindi prima mi libero dalla gabbia e poi la Francia farà la Francia e noi faremo gli indipendentisti.